Presidente, il Giro d'Italia torna in Abruzzo con la tappa che da Isernia arriverà al Blockhaus e quella che da Pescara poi andrà verso Jesi. Non era scontato che il Giro d'Italia tornasse in Abruzzo? No, infatti 6 anni consecutivi è un record, insomma, importante, ma il nostro obiettivo è che il Giro non se ne vada mai dall'Abruzzo, che l'Abruzzo divenga uno snodo fondamentale, ineliminabile. Lo capiscono anche gli organizzatori. È importante sapere che lo scorso anno la tappa mitologica, leggendaria di Campo Felice con l'arrivo sullo sterrato è stata la tappa più vista del Giro d'Italia, quindi tappe con questo fascino competono con i tapponi dolomitici e con appunto le tappe, diciamo, che finiscono negli ultimi giorni del Giro e definiscono la classifica, che non a caso lo scorso anno si fece in Abruzzo, nella tappa abruzzese. Chi conquistò la maglia rosa quel giorno l'ha portata sulle spalle fino all'arrivo e fino alla fine. Questo vuol dire che l'Abruzzo offre fascino, selezione sia dal punto di vista sportivo agonistico che dal punto di vista paesaggistico e di promozione turistica. Peraltro abbiamo scelto questo percorso perché siamo alle celebrazioni del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo. E celebriamo poi con l'arrivo sulla Maiella il riconoscimento dell'UNESCO come geoparco del Parco della Maiella, quindi è anche lì. Poi, finito quella tappa, ci sarà la giornata di riposo che consentirà comunque di dare visibilità all'Abruzzo un giorno ancora, perché poi della tappa si parla, della Corsa Rosa si parla anche quando non c'è la tappa, anche quando c'è la giornata di riposo, gli atleti si preparano, il villaggio viene allestito, quindi anche grande momento di partecipazione popolare e di vicinanza del pubblico ai beniamini del ciclismo. Poi la ripartenza da Pescara, l'occasione di nuovo di vedere tutto l'Abruzzo e di vedere quanto sia vicino il mare e la montagna nel nostro territorio, nella nostra regione, e quanto siano uniche anche le opportunità di soggiorno e di turismo nella nostra regione.